Secondo voi esiste un problema esterni nella Roma? Intanto noi speriamo che l'innesto di Christensen, soprattutto a destra, insomma, porti nuova linfa perché ce n'è veramente bisogno da quella parte. Mamma mia, da quella parte, ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Fortunato chi ce l'ha, ovviamente. Dall'altra parte, lo scorso anno, grazie soprattutto ai buoni numeri di El Shaarawy, che poi guardiamo, tutto sommato anche a un discreto Spinazzola, anche se Spinazzola poi sappiamo che ha ben altri problemi, soprattutto con l'infermeria. Abbiamo la seguente situazione a destra, iniziamo da destra. Abbiamo Celik, 26 anni, 34 partite, un assist. Poi abbiamo Karsdorp che lo scorso anno è stato anche messo in punizione per un periodo di tempo, chiamato traditore, eccetera, quindi diciamo non ha potuto dare quell'apporto che forse l'anno prima, magari soprattutto in fase di assist, aveva dato. 18 partite, 0 assist, quindi proprio niente. Poi abbiamo un Zalewski che ha giocato indifferentemente a destra o a sinistra a seconda delle necessità, 21 anni, 45 partite, quindi un buon numero di partite, 2 gol, di cui se non ricordo uno con Sassuolo anche mezzo deviato, e un assist. Poi abbiamo Spinazzola, 30 anni, 39 partite, e devo dire, oh, 39 partite, magari certo, non giocate 90, quando dico 39 partite non dico giocate per 90 minuti, diciamo che 39 volte è sceso in campo, poi bisognerebbe andare a vedere il minutaggio, però comunque rispetto ai suoi standard che lo vedono spesso fuori, 39 partite diciamo che ci posso anche stare, 2 gol, uno ricordiamo insomma importantissimo in Coppa UEFA, diciamo in Europa League, e 6 assist. E infine poi abbiamo El Shaarawy, 30 anni, 42 partite, 9 gol, 9 gol, cioè quasi un bottino da attaccante, diciamo da attaccante di fascia media, però comunque essendo che lui ha giocato esterno a sinistra, quindi non proprio sempre a contatto con la porta, 9 gol è un capolavoro a mio avviso e 4 assist. La domanda è: basterà il solo Christensen a colmare le lacune della fascia destra?